autore e discusso, personaggio scomodo, detestato da non pochi potenti e potente a sua volta. Libro assai interessante e colmo di spunti che inducono a pensare. George Soros, Democrazia e elogio della società aperta, Einaudi, è uscito quest'anno 2020. Ungherese, naturalizzato statunitense, classe 1930, si tratta di un finanziere che è stato capace di costruire una fortuna immensa. In Italia lo si ricorda anche perché protagonista di una per noi sanguinosa speculazione contro la lira. Lui osserva che non ha fatto altro che anticipare gli eventi, non ha determinato quella pesante svalutazione. Ne ha tratto profitto avendo visto nei dati la sua inevitabilità. L'ha anticipata appunto e ci ha guadagnato. I potenti che lo detestano sono in gran parte detestabili e già nel titolo del libro l'autore segnala il suo debito nei confronti di chi gli fu maestro, Karl Popper, il teorizzatore della società aperta. Il libro è un assemblaggio di riflessioni e interventi, tutti onestamente dichiarati fin dall'inizio. Il lettore attento si accorgerà appunto che ci sono anche a causa di ciò delle ripetizioni, che però non tolgono nulla all'originalità e importanza del testo di Soros, che non è un compilatore di manuali per aspiranti finanzieri, ma un osservatore con una propria visione del mondo, quella visione che lui ha messo alla base della propria attività. E non si può certo negare, diciamo, che quella visione ha funzionato, dei risultati li ha portati. Ne riassume le caratteristiche nella sesta parte del libro, che intitola Il mio quadro concettuali. Gli economisti, sostiene, sbagliano a considerare scienza la materia a cui si dedicano, disseminando i manuali di assiomi che hanno la fallace ambizione di essere leggi certe, e invece si rivelano dogmi irrisibili. Lui parla di fallibilità e riflessività. Gli umani, anche nei loro comportamenti economici, sono spinti ad agire non solo dalla conoscenza e dalla realtà, ma anche dalle emozioni e dalla soggettività, il che li rende fallibili. E i loro errori, però, sono parte stessa della realtà, che diventa in questo modo oggettiva, sicché si riflettono nelle sue conseguenze. Se li vedi in anticipo, appunto, puoi leggere il mondo e il futuro prossimo e magari farci crescere anche la tua personale ricchezza. Molto intriganti e veritiere le sue osservazioni sul mondo dei social, potenti nel manipolare la realtà, cambiandola poi di fatto, come su tanti altri aspetti. Lettura interessante e utile. George Soros, Democrazia, elogio della società aperta, Einaudi, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.